Ciao a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Supermarket Simulator. Allora ragazzi, io sono già in partita da un pochetto perché ho fatto tutto l'ordine super mega gigantesco. Tra l'altro, scusate un attimo, a quanto siamo arrivati? 1629 ragazzi, ormai ci siamo, tra poco possiamo anche sbloccare finalmente il quarto cassiere. Ma prima di questo, siamo qui quest'oggi per comprare finalmente la licenza dei libri. Sbadabumfete, e ci rimangono 6 licenze. Adesso vediamo un attimino cosa abbiamo sbloccato. Allora vediamo se c'è direttamente, vabbè, facciamoli tutti così vediamo da sotto cosa mi aggiunte. Che palle sto mouse che mi si bugga sempre. Allora andiamo giù così che facciamo prima, va bene. Allora io dovrei avere tutto ordinato, anche in realtà un po' di più, ci rimangono 1229. Spero di riuscire a ordinare almeno un pezzo per ogni libro, perché insomma mi serve assolutamente averli tutti. Quindi ecco qua i libri. Sì, bene, possiamo prendere tranquillamente 2 come minimo, senza problemi. Ne possiamo prendere anche 3, così almeno andiamo a fare direttamente il restock. Tra l'altro, già che abbiamo un po' di soldi, io vorrei prendere allora a sto punto anche un nuovo scaffale, sempre per il magazzino, perché a questo punto ragazzi i libri io li vorrei mettere al piano di sopra, perché come detto, non c'entrando assolutamente nulla col cibo, io sinceramente me li metterei qui. L'unico dubbio che ho è riguardo ai miei magazzini. Io non lo so se i magazzinieri ce la faranno a fare le scale e venire fino a qua. Senti, mettiamolo qua un attimino più comodo, così almeno siamo a posto, e vediamo se i magazzinieri ce la faranno andare su o si buggeranno malissimo. Non ne ho la più pallida idea. Comunque, alla fine i libri ho deciso di tenerli qui, perché insomma, vabbè, mi sembra, ho provato un po' di soluzioni alternative, diciamo così, off camera, ma non riesco a trovare altre che siano comunque adatte o quantomeno migliori di questa, quindi sinceramente per adesso li tengo così. Poi come detto, man mano che ci ingrandiamo magari andiamo a cambiare un attimino diciamo la disposition. Io terrei comunque sempre i libri qua vicino alle casse, perché secondo me è la cosa che ha sicuramente più senso. Quindi poi vediamo man mano che ci ingrandiamo eventualmente come li sistemiamo. Costicchiano anche, dai, quindi dovrebbero anche questi insomma aiutarci sicuramente a farci guadagnare qualche soldino in più, per cui vediamo anche il discorso clienti ragazzi, perché mo allora questo è uno in più, quindi io lo andrei a mettere sopra, perché devo vedere per l'appunto quanti effettivamente, quanti clienti mi arrivano in più. Negli scorsi episodi abbiamo visto che purtroppo diciamo che i clienti, nonostante la prima licenza, non mi sono aumentati, anzi sono rimasti anche, volendo guardare, meno del solito, perché erano comunque mi sembra 136, io sono arrivato a farne 142, quindi sinceramente erano anche meno del solito, per cui spero che adesso con questa ulteriore licenza, ma ne abbiamo fatte 2, spero vivamente che a sto punto un po' mi aumentino insomma. Allora qua abbiamo l'altro libro, li tengo così perché tanto le scatole vedo che sono piccole. Quindi basta anche un solo spazio sullo scaffale, tanto ce ne stanno veramente tanti in magazzino con le scatole così piccole, per cui non abbiamo assolutamente grossi problemi. Sono veramente curioso di vedere cosa succede con i miei magazzinieri che devono fare le scale. Secondo me non ce la fanno. Ah no, cacchio, ma c'è ancora uno di libro. Orca miseria. Ah no, ma c'ho ancora il po'. No, qua devo mettere gli altri. E mo questo dove cacchio lo metto? Di quelli ne metto solo uno allora. Niente, di questi ne metto solo uno per forza di cose, perché sennò non mi ci sta. Per adesso faccio così, poi prenderò uno scaffale più grande e ne metterò degli altri per forza, perché al momento... No, guarda che ce la fa! Ma grandissimo, ce l'ha fatta ragazzi, dove vai? Stai lì, giovane, perché ho già sistemato io. Ma che figata ragazzi, mi salgono le scale, pensavo si buggassero veramente, veramente malissimo. E invece no, e invece assolutamente no, mi hanno stupito, devo dire che i miei magazzinieri mi hanno assolutamente stupito. Allora, questo lo metto qua, mi mancano però, e vabbè ma ce n'è ancora, vabbè ma non è giusto così, e niente, allora qua... Ah no, questo aspetta, il Colors l'avevo già messo, mi mancava da metterlo qua sotto, ok, ero un attimo rincoglionito io, abbiate pazienza. No, mi manca quello lì, allora porcaccia boia, devo andare a riprendere quello. Vabbè, adesso mo lo andiamo a prendere, dai. Adesso lo andiamo a prendere, non è un problema. Allora, questo l'avevo già messo, sì. Ma non ce l'ho io, scusami, quel libro lì.
No, ma aspetta un attimo, eh. Mi sono perso qualcosa. Io non ne ho ordinati tre per tipo. Questo già l'ho messo, il Colors. Mi sa che allora ho cliccato più volte sullo stesso e non su quello che mi serviva. Vabbè, il Colors ancora non l'avevo messo, quindi lo mettiamo qua. Sì, ma me ne manca uno perché erano sei. Quindi sì, assolutamente me ne manca uno. Per cui andiamo su prodotti, mi manca questo qua. Allora a sto punto ne prendo due, esatto. Anzi, io quasi quasi facciamo anche così. Ne prendo un altro per tipo di ognuno, così almeno ho anche la scorta in magazzino. Perfetto. In questo modo possiamo tranquillamente, dove cacchio sto andando, oggi sono rincoglionito, possiamo tranquillamente andare a sistemarlo bene in magazzino. Ok, apriamo il locale, ragazzi, perché sono curioso di vedere quest'oggi come andrà la faccenda. Spero che mi chiamino in cassa a sto punto, perché come detto possiamo fare ormai quasi lo sblocco del quarto cassiere addirittura, quindi non male, non male. Chissà se negli ordini online ci saranno anche i libri adesso, perché in linea teorica dovrebbero esserci, e come, perché comunque abbiamo tutti i prodotti, per cui facciamoci questo da 115. Allora al momento almeno qua non lo vedo, però vabbè, non è detto che comunque non ci sia, o magari ci sarà nei prossimi ordini. Comunque belli, bella anche la parte dei libri, ci vuole, perché effettivamente, ah no, ci sono i libri, certo che ci sono, eccolo lì, guarda che vuole subito questo qua e anche quell'altro, mamma mia. Ok, partiamo subito. Partiamo subito con i librozzi, che spettacolo, ragazzi. No, i libri mi piacciono, devo dire che mi piacciono. Qualcuno di voi mi ha detto che non erano bellissimi a livello estetico, però sinceramente non mi dispiacciono come sono fatte le copertine. Cioè si capisce chiaramente che alcuni sono appunto libri per bambini, mentre altri sono invece un attimino più da adulti. Però devo dire la verità che non mi dispiacciono, sinceramente non mi dispiacciono. Quindi io cerco di, come al solito, fare ordini online, poi non appena mi chiamano in gazza vado e faccio il mio dovere. 150, questo me lo devo fare tutto assolutamente, perché è ottimo. Allora vodka questa qua, poi uno di questi, no, che cacchio sto facendo, vuole il riso basmati, pardon. Mi vuoi la tanicozza questa qua, perfetto. Mi vuoi le pastiglie queste qua, ottimo. Allora il purè, madonna aiuto, mi spingono qua, oh, ma che spingete, ma che siete pazzi. Poi il bonbon qua gelato, telchi. Poi il burro, tac, il burrettino ce l'abbiamo. Le uova da 8, quali sono queste? No, e sono queste, perfetto. Poi che ci manca? Parmigiano te lo prendo da qua, lo yogurtino te lo prendo da qua, e poi basta, vuole fusto di birra e quelle cose lì, ma va bene, queste le prendo tutte di qua. Allora aspetta che vuole il sapone, questo qua. Poi abbiamo la vodka, questa qua, sto a fare il giro dell'oca, ma va bene, questo qua, e infine il cafferino, perfetto, perfetto, dai, ordine da 150 dollarozzi, belle che fatto, ottimo, ottimo. Siamo comunque a metà del livello 71, quindi insomma stiamo andando verso il livello 72, come detto sarà un po' lunghetta la cosa, arrivare a livello 81, 81-82, qual è che era il livello che ci serve poi per sbloccare il prossimo aggiornamento, insomma è bello lungotto. Allora, il libro vuole questo qua, perfetto. Poi mi vuoi la pasta, te la piglio subito, il miele te lo piglio subito, l'altro libro, quello per bambini, l'ABC, che è questo qua, sono carucci, dai, non sono male, anni 4, non mi dispiacciono sinceramente. Guarda i miei magazzinieri che riescono a fare le scale, ma sta cosa, ragazzi, mi ha scioccato, non pensavo, cioè pensavo veramente si buggassero malissimo, e invece assolutamente no. Ecco che già mi chiamano in cassa, arrivo, un attimo che faccio st'ordine e sono subito da voi, un attimino di pazienza e via. Allora il cognacchino, tac. Poi mi vuoi l'ammorbidente, tac, e poi è tutta roba che c'ho di là, giusto? Perché ho il pane questo qua, ho i cereali questi qua, il caffè, ah no, il pollo ce l'avevo di qua, che pirla. Va bene, lo prendiamo e siamo a posto, dai, mo vado a far cassa perché sennò questi me stracciano l'anima. Madonna che casino, dicevo, questi sennò me stracciano l'anima, giustamente, perché non trovano un cacchio di cassiere libero e disponibile. Ci sono io, bella signorina, tac, diga. Allora 25,35, vai con Dio, perfetto, lui mi paga con la carta, 52
e 15, perfetto, e ok. Bene, bene, dai. Tra l'altro mi avete anche scritto che, se non erro, sempre sul Discord del gioco, dovrebbero aver annunciato anche la versione per console. Mi pare a luglio che mi avete detto, ma senza una data specifica, però... poi correggetemi se ho capito male, perché ho letto i commenti un po' alla veloce oggi, che ero un attimo incasinato col lavoro. Però, se non erro, dovrebbe uscire appunto anche su console. Quindi, insomma, ottima notizia per chi apprezza questo titolo e magari non ha appunto un PC da poterlo giocare, ma magari ha solo console. Molto interessante anche questa cosa, che uscirà per l'appunto su console. Come detto, io più che la versione console, che sicuramente farà piacere, come detto, a chi non ha il PC, vorrei che si concentrasse un attimino appunto sugli aggiornamenti. Però dai, adesso a metà maggio almeno un aggiornamento dovrebbe esserci. Poi, come detto, io finché non vedo, ragazzi, non credo sinceramente, però dai, sono fiducioso che ci sarà questo benedetto aggiornamento. Mi avete scritto anche che appunto è previsto nell'aggiornamento l'ingrandimento del magazzino nella versione appunto vanilla, quindi senza bisogno della mod, e quella è la cosa che mi spaventa di più, perché, come detto, io ho tanta paura che, se lo sviluppatore mette il magazzino questo qua, ma non con la mod, ma diciamo vanilla nel gioco base, io ho paura veramente che mi si bughi l'universo. Quindi non lo so, vedremo un attimo, speriamo di non perdere la partita. È anche vero che diciamo in questo salvataggio, in questa partita, ormai ho fatto praticamente quasi tutto, quindi ora del 20 di maggio credo, spero, magari anche se non di prendere tutte le licenze, però insomma di prendere la maggior parte di quelle che ci mancano, quindi aver visto insomma quasi tutto del gioco, così che, come dicevo, se dovesse eventualmente essere obbligato ad iniziare una partita e quindi una nuova stagione, per me quantomeno non sarebbe un problema. Ovvio che iniziare una nuova stagione devo avere veramente tanti contenuti nuovi però da vedere, perché sennò c'è da rifare tutta la trafila fino ad arrivare a questo livello. Quindi io spero veramente che non si limiti all'ingrandimento del magazzino e magari qualche articolo in più, ma che ci sia effettivamente un bel po' di ciccia, insomma, su cui poter lavorare, perché sennò altrimenti diventa un problema. Cioè, pensare di fare 70 episodi vedendo ben poco, anche no, insomma, comunque vedendo cose che abbiamo già visto, non avrebbe molto senso. Quindi, che cacchio sto facendo? Io intanto parlo, me sto a perdere via. Un attimo, che me sto a impicciare, un secondo. Io cacchio parlo, poi mi perdo via. E quindi niente, ragazzi, speriamo, che devo dirvi? Speriamo un attimo e vediamo un po' come andrà tutta la faccenda. Allora, quindi vediamo un attimo l'ABC, ce l'abbiamo qua. Poi mi serve il pollo, che c'ho di qua. Perfetto, le pastiglie queste qua, buono così. Allora, questo qua anche. Poi mi servono queste patatine qua. Vediamo un attimo quanti sono, ragazzi. A me non mi hanno chiamato tantissimo in cassa sto giro, cioè, nel senso, sì, ho fatto un po' di clienti, ma anche meno del solito, sinceramente. Quindi vediamo un attimo. È anche vero che sono le 9, ancora bello strapieno il locale, quindi abbiamo tempo di vedere se effettivamente i clienti sono aumentati o meno, perché tante volte sembra di farne meno e poi in realtà, quando fai il riepilogo finale, ti accorgi magari di aver fatto anche 10 clienti in più del giorno prima. Quindi dipende un attimino anche come arrivano, perché se arrivano tutti insieme ovviamente c'è molto più casino, se arrivano scaglionati nel corso della giornata magari te ne rendi meno conto, ecco, del numero effettivo dei clienti. Quindi io a fine giornata sono sempre curiosissimo di andare a vedere quanti caspita di clienti abbiamo fatto in totale, e soprattutto spero, come detto, di riuscire anche presto a sbloccare il quarto cassiere, che mi farebbe veramente comodo, perché se poi ce la fanno in quattro, almeno per l'inizio, come detto, io potrei andare avanti a farmi i miei ordini online, e comunque sono parecchi clienti in più che si riescono a fare. Insomma, se per tutto il giorno faccio ordini online, ne faccio anche, voglio dire, 10-15 magari in tutta una giornata, quindi sono sempre 10-15 clienti in più ora della fine, per cui sia a livello di esperienza sia a livello di soldi sicuramente non è male come cosa. Quindi vediamo, ormai non manca tanto, come detto, comunque mi stanno impegnando in cassa veramente tanto, per cui non manca assolutamente tanto. Magari, secondo me, già nel prossimo episodio riusciamo a
vedere finalmente il quarto cassiere all'opera. I libri comunque stanno andando tanto, devo dire che i libri sono andati veramente tanto. Oggi ne ho venduti un casino, devo dire che ne ho venduti un casino. Questi qua sono finiti, abbiamo solo quelli sotto, questi anche, insomma, li hanno spolpati ben benino, per cui ottimo, dai, sono contento che abbiamo anche i libri, come detto, una cosa in più sicuramente divertente da avere. Allora, vediamo poi, giusto per curiosità, intanto fatemi pagare le fatture che sennò me le scordo sempre. Nella prossima, nonché ultima licenza del livello 70, abbiamo sempre la roba per pulire, quindi un detergente nuovo, e in più tutto il cibo appunto per cani e per gatti, quindi qua dovrò avere diciamo una parte separata, secondo me, dedicata solo ai cani e gatti. Quindi sono in realtà tre articoli, quindi ci potrebbero stare tranquillamente qua. Vabbè, le cose per pulire ce le abbiamo qua, quindi non è un grandissimo problema. Se un detergente tipo questi, posso spostare queste, le posso anche mettere qua. Il sapone piatti lo raggruppo tutto e magari lo metto qua di fianco, così vado anche a riempire un attimino. Quindi il posto in realtà per la nuova licenza ce l'abbiamo senza il benché minimo problema, insomma, ce li facciamo stare tranquillamente. Allora, vediamo quanto siamo arrivati, ragazzi. Sono curioso. No, niente, sempre sì, due clienti in più rispetto, forse uno o due, adesso non mi ricordo se ne abbiamo fatti 133 o 134 nello scorso episodio, sinceramente non ricordo, però comunque stiamo parlando di uno, massimo due clienti in più rispetto, come detto, alla giornata precedente. Mi aspettavo sinceramente di fare molto di più. Come detto, non dimentichiamoci che abbiamo anche sbloccato un'altra licenza, che è quella appunto dei prodotti da bagno, che abbiamo sbloccato già ormai da parecchi giorni in gioco, e di conseguenza più quest'altra licenza, come detto, a meno che magari con tutte le mod non impieghino più tempo a fare effetto, diciamo così, tra virgolette, queste licenze. Va bene, ragazzi, allora facciamo una cosa, io direi che però per oggi mi posso fermare qui con questo nuovo episodio dedicato a Supermarket Simulator. Come detto, mi interessava veramente tanto prendere la nuova licenza, così abbiamo visto anche i libri, anche perché non li avevo mai visti, quindi ero curioso di vedere anche un po' come erano fatti, e come detto, a me personalmente non dispiacciono assolutamente come sono stati fatti. Quanto ci manca per l'assunzione? In realtà siamo a 1650 ormai, quindi ci mancano praticamente 101 clienti tondi per sbloccare finalmente il quarto cassiere. Quindi, insomma, nelle prossime giornate, in linea di massima, dovrei tranquillamente riuscire a farli senza troppi problemi. Se riesco, come detto, magari cercherò di fare un paio di giornate io off camera, in modo da portarmi avanti, fare ancora un po' di cassa, ancora un po' di soldi per comunque un ampliamento ulteriore del locale, perché vorrei in ogni caso riuscire anche a sbloccare queste due sezioni quanto prima, perché così almeno non abbiamo il negozio ad angolo, che non è che mi piaccia molto sinceramente. Quindi volevo tirar via sti cacchio di muri, ma qua sono sicuramente due sezioni separate, quindi con la prima tireremo via quest'angolo e con la seconda quest'altro, per cui ne dovremmo sbloccare due. Questo vuol dire fare veramente uno sboato di soldi, quindi magari se riesco a fare una giornata off camera ogni tanto sicuramente non guasta. Detto questo, ragazzi, quindi io vi invito come sempre a sostenere questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti di YouTube, il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!